Questa è l'area sosta di Fontanellato, non lontano da Parma. Dopo vi facciamo vedere prezzi e orari. Asfalto, autostrada 1, quindi molto trafficata, ma nonostante tutto per noi è strategica perché è sulla strada del ritorno a casa, sia dal sud che dal centro Italia. Non è la prima volta che ci fermiamo qua. Infatti arriviamo la domenica mattina e sappiamo già che c'è il mercato della domenica che vende un po' di tutto, ma soprattutto prodotti del territorio e gastronomia locale. Noi ci fiondiamo direttamente alla casa della torta fritta e facciamo scorta. Grazie. È vicino al santuario, a pochi minuti dall'area sosta, pochi minuti a piedi. E tutte le domeniche sono i volontari a dar vita a questa che ormai è diventata una tradizione sia per i locali che per i turisti. Le case colorate e la vivacità di questo borgo ci danno sempre, anche se ormai lo conosciamo bene, un buon motivo per la sosta qui a Fontanellato. Nel centro della piazza, che è anche il centro del paese, Piazza Matteotti, spicca la Rocca San Vitale. Questa fortezza medievale fa parte dei castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli. È da visitare, è veramente uno scrigno di storia, cultura e bellezza. Come in ogni castello che si rispetti, qui si narrano storie di fantasmi. Troviamo bellissimo questo fossato pieno d'acqua dove praticamente riflette, si rispecchia tutta la piazza, poi a seconda del cielo prende proprio una forma e uno stile completamente diverso in ogni ora della giornata. È veramente particolare. Thank you.
cemento e asfalto, almeno il cielo ci regala questi colori. Novembre 2022, orari e prezzi dell'area sosta. Svegli abbastanza presto, facciamo colazione in centro e si torna a casa dopo 10 meravigliosi giorni nel centro Italia.